Il segno di questa sera è la prima consegna, che è la consegna del simbolo. Il simbolo è la formula breve del contenuto della fede, cioè nel credo sono tutte le verità della fede in sintesi. Prima di procedere al battesimo anticamente, si dava ai catecumeni il simbolo della fede. Era la traditio, ossia tradere, consegnare. E poi, dopo una settimana, prima del battesimo, c'era la restituzio, cioè veniva riconsegnato il credo, però a memoria, cioè nella traditio veniva dato il credo, nella consignatio veniva restituito a memoria il credo, cioè i catecumeni dovevano imparare a memoria il credo. E allora noi questa sera consegniamo il credo con il rito che è qui prescritto e che però viene adattato alla effusione dello Spirito. Procediamo con una prima lettura tratta dal Vecchio Testamento, una seconda lettura tratta dal Vangelo secondo che mi ha mandato, sicché perché il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io vi dico, le dico come il Padre le ha dette a me. È parola del Signore. Ecco, Gesù ci dice qual è il suo comandamento. È il comandamento dall'amore. Questo comandamento dall'amore suppone una fede in Lui. Chi crede in me ha la vita eterna. Credere in Lui, credere in colui che è venuto in questo mondo per noi e per la nostra salvezza. Credere significa affidarsi a Gesù. Credere significa non soltanto accettare quello che Egli dice, ma rifugiarsi in colui che dice. Sono due così i movimenti di chi ha fede: accettare, o meglio credere, ascoltare e credere a tutte quelle cose che vengono dette. E in questo noi possiamo essere d'accordo anche con i diavoli, perché dice la Scrittura che anche i diavoli credono e tremano. Ma il demonio non può essere alleato con noi quando si tratta del secondo punto, e cioè accettare colui che parla. Per cui credere è accettare quello che viene detto e accettare colui che dice. Questa è la vera fede, accettare Gesù. Non soltanto quello che dice Gesù, ma accettare la persona di Gesù, accettarla nella mente, nel cuore e nella vita. E allora così che noi abbiamo la vita eterna. Chi crede in me, chi accetta me, chi accoglie me, ha la vita eterna. Noi crediamo a Gesù nel senso che lo accettiamo come verità della mente, come amore del cuore, come norma della vita. Ma accettiamo per questo tutto quello che Egli ci dice. E con loro il credo lo accettiamo perché ha la garanzia sua. Tutto quello che Egli ci ha detto è nel credo. E noi accettando Lui accettiamo tutto quello che Egli ci ha detto.
Le parole che io dico non le ho dette da me, dice Gesù, ma come le ho ascoltate dal Padre, così io le rivelo a voi. Ora, come Gesù ha ascoltato dal Padre le parole che ha detto a noi, non togliendo nulla, non aggiungendo nulla, così anche noi accettiamo da Gesù tutte le parole che Egli ha detto, non aggiungendo nulla e non togliendo nulla. Questa è la vera fede. E allora, fratelli e sorelle, ecco il credo che vi viene consegnato e la sintesi della fede. In questo momento accettiamo colui che ce lo dà, ma anche accettiamo tutto quello che è contenuto in quello che Egli ci dà. Doveva tenere questa conversazione la signorina Sara Benafede, la quale è impegnata, per cui al suo posto tengo io questo insegnamento, ed è sui doni dello Spirito, o sul dono dello Spirito. È un argomento fondamentale, perché appunto il seminario viene predisposto come tempo di preparazione alla preghiera di effusione dello Spirito, ossia come tempo di preparazione a ricevere il dono dello Spirito. Ma che cos'è questo dono dello Spirito? È importante fissare bene questo dono che coincide col donatore. Lo Spirito Santo è insieme dono e donatore, perché è Dio, però si suol dire che il Padre che dona lo Spirito nel Figlio, oppure si suol dire che è il Padre e il Figlio che donano lo Spirito. Comunque viene chiamato dono nell'antico inno Veni Creator Spiritus, che abbiamo cantato a Rimini perché era un inno antico comune alla Chiesa prima della separazione. Noi diciamo Donum Dei Altissimi, dono dell'Altissimo Dio. E questo dono che viene dato è quel dono promesso da Gesù. È quel dono che ricevette Gesù stesso e che trasmise a noi. È quel dono che a Pentecoste scese sui discepoli, dopo che Gesù, quando fu intronizzato sulla croce, lo emise su tutto il mondo. In maniera particolare il giorno della risurrezione lo comunicò alle colonne della Chiesa, cioè agli apostoli, perché liberassero i fedeli dei loro peccati, applicando così il merito della morte, passione e risurrezione di Cristo. Questo dono è per tutti. Lo diceva Pietro, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo a Pentecoste, quando arrigando la folla disse: cosa dobbiamo fare? A questa domanda Pietro risponde: pentitevi dei vostri peccati, lasciatevi battezzare e poi riceverete il dono dello Spirito, che
è un dono non soltanto per noi, ma anche per voi e per i vostri figli, vicini e lontani, quanti il Signore ne chiamerà. Dunque è un dono destinato a tutti noi. È il dono che il Padre dà a tutti quelli che trovano il Figlio e accettano il Figlio. Ed è un dono che Gesù stesso dà come dono personale a tutti quelli che lo proclamano Signore. Quando noi proclamiamo Signore Gesù, Gesù in dono ci dà il suo Spirito, perché noi possiamo vivere la vita filiale, la sua stessa vita, e gridare al Padre, Abba Padre. E questo dono che denota che noi siamo figli di Dio, come è scritto nella lettera di Paolo ai Galati, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, perché ricevessimo l'adozione a figlie, e che siete figli di Dio, la prova è questa, che avete ricevuto lo spirito del figlio, in cui voi gridate a Dio, Abba Padre. Dunque non siete più ospiti pellegrini, ma siete figli. E se siete figli, siete coeredi con lui, ossia partecipi dell'eredità del figlio. Dunque è nello Spirito Santo che noi possiamo gridare a Dio Padre, perché è appunto questo dono dello Spirito che ci costituisce figli di Dio, in Cristo Gesù, l'unico figlio del Padre, il primogenito del Padre. E quando riceviamo questo dono, che Gesù ci chiama fratelli, come dice l'Apostolo ai lettera agli Ebrei, egli non si confonde, non arrossisce chiamandoci fratelli, perché ci chiama fratelli perché tutti abbiamo il medesimo spirito, questo germe divino messo dentro di noi che ci fa nascere figli di Dio. Per cui noi siamo nati figli di Dio nella Chiesa in Cristo Gesù per il dono dello Spirito e la semente divina che il Padre ci ha dato, in modo che noi nasciamo figli di Dio e proclamiamo Dio nostro Padre. Questo è il grande gloria di Dio, che è il dono della vita. Questo Spirito dimora dentro di noi e noi lo accogliamo, è già dentro di noi fin dal battesimo, è Lui che presiede alla nostra santificazione, perché è uno Spirito Santo e santificante, Spirito Santo e santificante. Per cui tutti quelli che ricevono lo Spirito Santo verranno santificati, perché lo Spirito Santo ha questa azione propria di Lui di santificare. Dunque è lo Spirito Santo santificante, l'azione principale dello Spirito nei nostri riguardi è santificarci. Santo significa separare, questo significa santo, separare, cioè ci separa dall'uomo vecchio, ci separa da tutto e ci consacra a Dio, ci dà a Dio, per cui noi diventiamo creature di Dio, redente, separato dal mondo, dalle cose mondane, da noi stessi, per essere creature di Dio. La santificazione consiste appunto in questo, nella separazione dell'uomo vecchio e
nella crescita in noi dell'uomo nuovo che è Cristo Gesù. Lo Spirito Santo opera questa separazione continua mediante una purificazione continua. Li aspergerò di acqua pura, metterò dentro noi lo Spirito puro. Egli vi purificherà dei vostri peccati, dalle vostre iniquità. Per cui la prima azione dello Spirito è mondarci dal peccato. Nel Santo Battesimo lo Spirito ci monda dal peccato originale e ci costituisce creature di Dio dandoci la grazia divina. Ma continuamente questa azione lo Spirito la compie dentro di noi. Continuamente, ogni volta che riceviamo lo Spirito in una continua effusione, noi siamo santificati, cioè purificati dallo Spirito, cioè tratti dalle cose mondane, dall'uomo vecchio e rivestiti dell'uomo nuovo, Cristo Gesù. L'altra azione dello Spirito che comporta la santificazione è la cristificazione. Cioè lo Spirito Santo ha questo compito, siccome è il codice genetico dentro di noi, e nel codice genetico i figli che nascono portano la somiglianza con colui che ha dato il seme, così noi, una volta ricevuto il seme divino mediante lo Spirito, questo seme divino è il figlio, la natura del figlio, ecco che noi cresciamo mediante l'azione dello Spirito, secondo questo codice genetico che è stato messo dentro di noi fin dal battesimo. È compito dello Spirito svilupparci secondo questo codice genetico, in modo che noi portiamo l'immagine del figlio. Siamo rassomiglianti al figlio, in modo che ognuno di noi sia un altro Cristo, un altro Gesù, perché il Padre ha un solo figlio, Cristo Gesù, e lui noi ci vede figli, in misura che noi rassomigliamo al figlio, siamo amati dal Padre. Per cui ecco l'opera dello Spirito, purificarci dall'uomo vecchio, sottraendoci al peccato e alle conseguenze del peccato, liberandoci continuamente dai peccati che bussano alla nostra porta e innestando in noi, sviluppando in noi l'uomo nuovo, creato secondo la giustizia e la verità. E allora bisogna stare attenti a questa azione dello Spirito dentro di noi, per vedere se è operante dentro di noi. E a che punto è questa operazione dello Spirito? Praticamente noi abbiamo una regola. Vuoi tu sapere se lo Spirito Santo è all'opera dentro di te? Se lo Spirito Santo è operante perché ti distrugge l'uomo vecchio e crea in te l'uomo nuovo? Osserva i frutti. Se in te ci sono ancora i frutti della carne in abbondanza, lo Spirito Santo opera lentamente o non opera affatto. Se prevalgono in te i frutti dello Spirito, allora questo Spirito è in attività. Quali sono i frutti della carne? Quali sono i frutti dello Spirito? Voi li trovate nella lettera ai Galati, che sono ben elencati. Se noi troviamo ancora in noi i dissidi, impurità, se troviamo invidie, gelosie, dissensi, discordie, segno che lo Spirito Santo non ha operato, o opera molto lentamente. Se invece noi troviamo in noi pace, gioia, bontà, sincerità, purezza, distacco dalle cose, equilibrio, e segna che lo Spirito Santo sta lavorando dentro di noi.
e dei frutti che noi possiamo vedere, a che punto noi siamo sotto l'istruzione santificatrice dello Spirito, e dalla diminuzione delle opere della carne che noi vediamo l'opera purificatrice dello Spirito, ed è dall'aumento delle opere dei frutti dello Spirito che noi vediamo la sua opera santificatrice, la sua opera che ci costruisce come figli di Dio. Noi dunque abbiamo questo Spirito Santo dentro di noi, il quale ci modifica il nostro essere, attraverso le grazie attuali. Noi abbiamo la grazia santificante, che è la base. In questa grazia santificante si innestano le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, che ci rendono capaci di attingere Dio, di elevarci a Dio, di possedere Dio. Questa è la piattaforma, però perché lo Spirito Santo possa operare dentro di noi, abbiamo le cosiddette grazie attuali, sono degli ictus, cioè degli impulsi che opera lo Spirito continuamente dentro di noi. Perché noi siamo sempre soggetti a non stare sulla rotta, per cui dobbiamo percepire sempre questi ictus dello Spirito, questi impulsi, questi input dello Spirito, per camminare secondo la linea diretta che porta Dio, secondo la linea della santificazione. Quando il primo Sputnik fu lanciato in aria, e allora dal centro della Terra c'erano continuamente gli osservatori che osservavano la rotta, e ogni volta che accennava a deviare, ecco, mandavano degli impulsi elettronici, e dovettero impiegare 8.000 impulsi elettronici per correggere continuamente la rotta, perché il satellite sembra accennava a deviare. Attraverso questi input, questi ictus, queste onde elettroniche, questi impulsi correggevano la rotta perché fosse sempre secondo la linea dovuta. Così un po' avviene, è lo Spirito Santo che dà delle illuminazioni alla mente, degli impulsi alla volontà, delle ispirazioni. E attraverso queste illuminazioni, ispirazioni, mozioni, egli corregge la rotta, egli ci guida secondo il disegno di Dio, perché noi si realizzi la santità di Dio e in noi si formi l'immagine di Cristo. Ma per recepire questi ictus, queste illuminazioni, queste emozioni, questi impulsi dello Spirito, noi abbiamo bisogno dei solchi dentro di noi, e sono i doni interiori dello Spirito: la sapienza, la scienza, l'intelletto, consiglio, fortezza, pietà, timore di Dio, sono dei doni che creano delle passività dentro di noi, ci rendono capaci di recepire gli ictus, gli impulsi dello Spirito, e reagire in forza di questi impulsi. Da una parte ci rendono capaci di sapienza, di scienza, di consiglio, di fortezza, di timore di Dio, però ci rendono anche capaci di recepire questi impulsi di Dio
impulsi dello spirito, senza di cui non siamo sapienti, non siamo scienti, non possiamo consigliare, non possiamo pregare, non possiamo vivere nel timore di Dio. È tutto un complesso di vita spirituale che si attua dentro di noi ad opera dello Spirito. È Lui che ci porta avanti, che agisce in noi, in quest'opera continua di santificazione, o se volete di cristificazione e di divinazione. Divinizzazione. Questa è la prima opera dello Spirito. Bisogna chiedere al Signore che lo Spirito Santo sia sempre in attività dentro di noi. Perché noi possiamo anche cacciare lo Spirito. Come si caccia lo Spirito? Con il peccato. Col peccato mortale lo Spirito se ne va. Ossia non siamo più abitazione dello Spirito. Lo Spirito Santo è sempre meglio di noi, ci richiamerà con le sue grazie, con le sue illuminazioni, con i suoi ammonimenti, ma non abita dentro di noi. Quando invece noi siamo in grazia di Dio, allora lo Spirito Santo dimora dentro di noi come in un tempio. Non sapete che voi siete il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo corporalmente abita dentro di voi? Non sapete che voi siete pietre vive, inabitate dallo Spirito, che vi costruite l'una sull'altra, sul fondamento degli apostoli e dei profeti, che poggiano poi sulla pietra angolare che è Cristo Gesù? Dunque è lo Spirito che abita dentro di noi e ci rende vivi. Siamo pietre vive, dimore di Dio, ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo. Possiamo anche rattristare lo Spirito Santo, rattristarlo. Quando rattristiamo lo Spirito? Quando non ascoltiamo le sue illuminazioni, le sue ispirazioni, le sue emozioni. Nella litania che noi facciamo del Santissimo Nome di Gesù, abbiamo tante litanie, la litania della Madonna, la litania dei Santi, la litania a cuore di Gesù, c'è anche la litania al nome di Gesù. In questa litania al nome di Gesù c'è un'invocazione dove è detto: dalla negligenza delle divine ispirazioni liberaci, o Signore. A neglecto divinarum ispirationum libera nos Domine. Per cui è un peccato, e tante volte che noi non percepiamo perché siamo ottusi, non siamo abituati, siamo sordi. È un peccato, un'incorrispondenza allo Spirito Santo, ed è che per questo che chiediamo a Dio di liberarci dalla negligenza di respingere o non stare attenti alle ispirazioni divine, e per questo che lo Spirito Santo abita dentro di noi e ci suggerisce, ci illumina e ci suggerisce. E allora, tante volte quando noi non recepiamo le sue illuminazioni, quando noi non ci muoviamo alle sue emozioni, quando noi non seguiamo le sue ispirazioni, lui si rattrista. Si dice l'Apostolo: non vogliate rattristare lo Spirito Santo che è in voi. Ancora noi possiamo spegnere lo Spirito. Cioè lo Spirito Santo non si può spegnere,
ma si può neutralizzare la sua azione dentro di noi, non soltanto contristarlo, che è meno, ma neutralizzare la sua azione. Quando noi così non stiamo più attenti a Lui, quando noi viviamo per conto nostro, secondo l'uomo razionale, che è uno dei peggiori nemici, c'è l'uomo somatico in noi che è un grande nemico quando viviamo secondo gli istinti. C'è l'uomo razionale quando noi viviamo secondo ragione, non secondo Cristo che abita dentro di noi, non secondo lo Spirito, non secondo la fede, ma ci lasciamo condurre soltanto dalla ragione. E l'uomo così psichico, invece l'uomo vero, pieno, è quello che è inabitato nello spirito suo umano, dallo spirito divino. Ed è l'uomo pneumatico, il quale secondo Ireneo, l'uomo cristiano è composto di tre elementi. Quali sono questi elementi? Corpo, anima, Spirito Santo. Questo è il pensiero di Sant'Ireneo. San Paolo parla spirito, anima e corpo, ma Ireneo corregge che il cristiano è colui il quale nel suo spirito umano è inabitato di Spirito Santo. Per cui il vero cristiano è colui che ha corpo, anima, Spirito Santo. In quanto questo Spirito Santo quasi rientra nella composizione del cristiano, perché lo spirito umano è inabitato, costantemente guidato dallo Spirito Santo. Questo è l'uomo veramente cristiano, l'uomo pneumatico, cioè l'uomo spirituale, non l'uomo carismatico, quella è un'altra cosa. Anzi, l'uomo spirituale, altro è l'uomo carismatico. E allora noi possiamo o spegnere lo spirito o rattristare lo spirito. Bisogna continuamente fare ardere la fiamma dello spirito, aler flammam, e lasciarsi guidare dallo spirito, dice l'Apostolo. Quelli che sono figli di Dio sono guidati, azionati dallo Spirito Santo. Il termine proprio è aguntur, ago, cioè conduco, azionato, spinti, condotti, come Gesù, il quale ricevette lo Spirito Santo nel Giordano, nella sua umanità, questo è il mio figlio diletto, in cui ho posto le mie compiacenze. E allora lui, Gesù, spinto, condotto dallo Spirito, va nel deserto per cimentarsi col suo antagonista, il diavolo. Dunque, spinto dallo Spirito, condotto dallo Spirito, un giorno Gesù comincia a saltare, proprio a saltare, nello Spirito Santo. E grida, ti ringrazio Padre, perché hai nascoste queste cose ai grandi e le hai rivelate invece ai piccoli. Salta nello Spirito. È Gesù che viene animato dallo Spirito. Così anche il cristiano deve essere animato dallo Spirito. Di Barnabè detto, era un uomo saggio, ma pieno di Spirito Santo. E allora, fratelli e sorelle, dobbiamo essere pieni di Spirito Santo. E ci si accorge se una persona ha lo Spirito Santo. È un dono.
San Paolo aveva questa gnosi, questa ierognosi, un dono dello Spirito. Quando si trova ad Efeso e parla con i discepoli, così si accorge che non hanno lo Spirito Santo, si accorge. Erano come gli altri cristiani, ma quel gruppo aveva qualche cosa di carente, si accorge che non avevano lo Spirito Santo e subito domanda: ma avete ricevuto lo Spirito Santo? Ed essi rispondono: no, veramente, abbiamo ricevuto soltanto il battesimo di Giovanni, abbiamo ascoltato, sì, quelli che hanno detto i tuoi discepoli, ma ancora non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. E allora Paolo pregasi di loro e piomba lo Spirito Santo e comincia a parlare in lingue e a profetare. Ecco il dono esterno dello Spirito. Però Paolo si accorge che non hanno lo Spirito Santo. Chi ha questo dono di Dio si accorge se in una persona c'è lo Spirito o non c'è lo Spirito. Se la persona è condotta dallo Spirito, ora ne... è inabitato da... ma lasciamo stare questo discorso. Io vi auguro che tutti possiate avere il dono dello Spirito in abbondanza e che possiate essere condotti dallo Spirito, essere doci dallo Spirito, ascoltare le sue ispirazioni, ascoltare le sue emozioni ed essere pronti a seguire quello che lo Spirito dice, il quale e quelle ispirazioni, quelle illuminazioni vengono veramente dallo Spirito e non vengono dall'uomo o vengono dal maligno, per cui bisogna sempre controllare che un'ispirazione, un'illuminazione, un'emozione venga dallo Spirito. E questo lo dico perché è un danno dei carismatici, i quali abusano in questo, mancano e si avviano alla rovina quando presumono di avere lo Spirito Santo e di essere guidati dallo Spirito. Sì, essere guidati dallo Spirito, però il confronto ci vuole. Il confronto esterno con la Chiesa, il confronto con la legge di Dio, il confronto con i fratelli. Ecco perché bisogna vivere nella comunità dei credenti, perché nella comunità dei credenti noi abbiamo sempre il confronto continuo su quello che lo Spirito ci va suggerendo. Nei casi in cui noi non siamo sicuri, e allora consultiamo qualcuno che ne possa sapere di più di noi, come facevano i santi, come faceva lo stesso San Francesco, come faceva Santa Teresa d'Avila, la quale un giorno doveva andare dietro ispirazione dello Spirito a Siviglia per fondarvi un monastero. E aveva preparato le suore, si parte un domani per fondare questo monastero, tutto pronto, va dal suo confessore e gli dice: sa, siamo pronti, le suore sono pronte per questa fondazione a Siviglia. Si mette in preghiera e il suo confessore dice: che Siviglia, Siviglia? Tu devi andare a Malaga. Come?
se sto pronto per Siviglia, no. Devi fondare il monastero a Malaga, non a Siviglia. E la santa ritorna. Ritorna a casa e dice le suore, non possiamo più partire per Siviglia. Dobbiamo partire per Malaga. E come? Tutto è pronto. Ma io credo più al Signore di Padre Pietro, San Pietro d'Alcantara, o San Giovanni, della Croce, credo più al Dio del mio direttore che al mio Dio. Ecco la sapienza dei santi. Credo più al Dio del mio direttore che al mio Dio, con cui parlavo continuamente, il confronto. Confronta con la comunità. Non presumere mai di essere sotto l'azione dello Spirito, di avere il filo diretto con lo Spirito Santo e di agire nelle cose ordinarie, sì, perché siamo condotti dallo Spirito, ma nelle cose straordinarie sempre il confronto con quelli che rappresentano la Chiesa in cui noi riceviamo lo Spirito e in cui agisce lo Spirito. Ma andiamo avanti. Abbiamo detto doni e carismi. Tra i doni dello Spirito abbiamo, oltre i doni interiori di cui vi ho parlato, oltre la grazia santificante, oltre le virtù infusa, fede, speranza, carità e le altre virtù cardinali che vengono, sono naturali, ma vengono così permeate dallo Spirito Santo, noi abbiamo i carismi, per cui diventiamo carismatici, però bisogna stare attenti, i carismi sono meraviglie di Dio. Sant'Agostino li chiama mirabilia Dei. Ci sono anche carismi strani, carismi enigmatici, che Sant'Agostino chiama detrita Dei, ossia quando lo Spirito Santo viene distrugge e allora fa polverone. E allora i detriti di Dio, diciamo. Per cui mirabilia di Dei e detrita Dei. Però sono segni dello Spirito, anche i detriti Dei. Però noi esaminiamo i mirabilia Dei. Sono i carismi veri e propri, i quali rendono carismatici ma non rendono spirituali. Nella lettera ai Corinzi prima, San Paolo parla ai Corinzi e dice voi avete tutti i carismi, carismi di scienza, carismi di parola, carismi di opera. Però io devo parlare a voi come uomini carnali, perché ancora non siete spirituali, non avete il pensiero di Cristo, non avete l'affinità con Cristo, non avete i sentimenti di Cristo, ancora dovete crescere, siete immaturi, siete bambini. È vero che avete tutti i carismi, e non mi manca nessun dono, però siete ancora carnali. E allora ecco due classi di persone, l'uomo spirituale e l'uomo carismatico, non sono la stessa cosa. L'uomo spirituale può anche non avere i carismi appariscenti, può anche non essere carismatico nel senso comune della parola. Come si può dare un uomo carismatico che non sia spirituale? Per cui arriva a dire San Giovanni Crisostomo che
i doni interiori, lo Spirito Santo li dà ai buoni, i doni esteriori o carismatici li dà ai cattivi. Perché tutti e due, buoni e cattivi, cooperano all'edificazione del corpo di Cristo della Chiesa. Tutti i battezzati devono cooperare, e allora i buoni coopereranno con i doni interiori, sapienza, scienza, consiglio. I cattivi opereranno miracoli, opereranno guarigioni, opereranno, faranno profezie, così collaborano all'edificazione della Chiesa. E allora, quando voi avete questi carismi, se li avete, non credetevi santi, ma piuttosto catalogatevi nel novero dei cattivi, i quali ricevono i carismi perché collaborano con i buoni all'edificazione della Chiesa. Chiaro tutto questo? È quasi un paradosso, perché tutti i doni di Dio santificano anche quelli carismatici. E Dio, quando dà un carisma, tende anche a santificare la persona che le riceve mediante la sua azione, la sua operazione, che è presente in ogni carisma. Ma queste esagerazioni che producono i santi sono esagerazioni basate anche sulla stessa scrittura, per cui bisogna tenerne conto. Diceva San Fulgenzio da Ruspe che possono rimanere i doni carismatici e può essere lontano il donatore. A principio ci fu il donatore che lasciò i suoi doni, i doni rimasero e il donatore se n'è andato. È quello che diceva Cristo, così diceva Gesù: in quel giorno mi direte, ma che forse, Signore, noi non abbiamo profetato nel tuo nome, non ti abbiamo ascoltato nelle piazze, non abbiamo mangiato e bevuto con te, non abbiamo fatto miracoli nel tuo nome. E lui dirà: non vi conosco, operatori di iniquità. Per cui si può essere operatori di iniquità con tutti i carismi. Non sono i carismi che santificano, è la grazia di Dio, sono le virtù, sono i doni dello spirito interiori che santificano. I carismi santificano obliquamente, nel senso che chi li riceve e li esercita bene si santifica. Sono santificanti obliquamente, ma non direttamente, perché mirano alla santificazione degli altri prima che alla santificazione propria, ma santificando gli altri noi santifichiamo noi stessi. Se noi amiamo, perché siamo tutti insieme, e noi edificando gli altri edifichiamo noi stessi, perché in pratica c'è anche un'opera santificatrice nel retto uso dei carismi. Però questi benedetti carismi sono doni edificanti di per sé, ma non sono santificanti. Quali sono questi carismi? Li leggete. Un quarto, quanto dobbiamo? 5 minuti? No, abbiamo detto mezz'ora, altrimenti si stancano e poi non possono ascoltare bene. Comunque spendiamo ancora un po' di tempo, si mangia questa caramella e voi cantate la seconda parte. È un dono. Carisma, forte carisma, che si rende manifesto, fanerosis, si rende manifesto, sensibile,
se ti vede, se ti nota. Gli contiene una forza, energia, dinamis, con il nome con cui viene espresso. Diretto, questa dinamis, questa forza, questa manifestazione dello spirito, all'edificazione della comunità, del corpo di Cristo. Vengono date nella comunità dallo spirito e mirano alla edificazione della comunità. Questo concetto deve essere sempre chiaro. Se tu normalmente ricevi carismi nella comunità, ti servono per l'edificazione della comunità in cui hai ricevuto i carismi. Per cui l'esercizio dei carismi va fatto in comunità, normalmente. Per cui è un errore, per esempio, io ricevo il carisma della profezia, ora vado a fare i profeti in parrocchia. No, è sbagliato. Tu eserciterai il carisma della profezia nella comunità, perché in questa comunità il Signore ti ha dato lo spirito di profezia. Io ho il dono di guarigione, adesso vado ad esercitare questo dono di guarigione, metto bottega per conto mio e faccio preghiere di guarigione per operare guarigione. Puoi operare anche guarigioni, ma non è corretto quest'uso. Tu hai ricevuto il carisma delle guarigioni perché la comunità dove l'hai ricevuto cresca, si purifichi, guarisca. Per cui l'uso dei carismi è importante. Vengono ricevute nella comunità, vengono esercitate in comunità, vengono esercitate per la comunità. Normalmente, niente vieta che occasionalmente, se il Signore ti usa, questo carisma si manifesti in altra occasione, nella grande comunità ecclesiale. Però normalmente questi carismi vanno ricevuti in comunità e usati nella comunità e per la comunità. Questo lo diciamo perché c'è la tendenza, chi ha un carisma, ad esercitarlo fuori. Io sono profeta, ricevo la parola, me ne vado in qualche posto, barco 4-5, cos'è questa storia? Persone che non sono abituate a questo, sono profeta, quando mai? Tu hai ricevuto questo carisma nella comunità per l'edificio della comunità, non devo usarlo fuori. Così anche le lingue si usano quando siamo in comunità, fuori dalla comunità non si usano. Se c'è un gruppo, anzi ci si esortava al principio, finché la comunità non ha il dono delle lingue, non conviene che tre o quattro cantino in lingua e gli altri ascoltino, no. Se per esercitarli poco a poco, per invogliarli, per aiutarli, bene. Ma normalmente deve essere la maggior parte della comunità che sia adatta per cantare. Ossia i carismi vanno usati in comunità, non fuori dalla comunità. Siccome c'è il vezzo di andare a aprire bottega a destra e a sinistra, oppure a fare missioni qua e là, questo è una cosa che non va. Nessuno deve profetare fuori dalla comunità, nessuno deve operare così preghiere di guarigione, di liberazione, fuori dalla comunità. Come norma, occasionalmente sì, ma come norma. Quali sono questi doni? I doni sono diversi, sono doni di parola, sono doni di opere,
sono doni, diciamo, di conoscenza. Li accenniamo appena perché dei carismi bisogna parlarne dopo che se ne è fatta esperienza, non prima di farne esperienza, ma accennarli bene. Gli elenchi, i 5 elenchi del Nuovo Testamento, ne troviamo 4 in Paolo e 1 in Marco. L'elenco marciano è di 5 carismi. L'elenco invece, o gli elenchi paolini, annoverano 12-13 carismi per ciascuno, o chi più, dove meno. Ci sono carismi che danno luogo a ministeri stabili, ci sono carismi che non danno luogo a ministeri. Ci sono carismi fondamentali e carismi non fondamentali. Per esempio, apostoli, profeti, didascali, pastori, evangelisti, sono, questi sono carismi fondamentali che danno luogo a ministeri, anzi non si dovrebbero avere ministeri se non si è in possesso dei carismi. In una comunità non si può essere didascalo se non si ha il dono della didascalia, così non si può esercitare un ministero che non abbia alle spalle un carisma. Questa è come norma. Anticamente nell'elezione dei vescovi e dei presbiteri si stava attento a questo, si stava attento che ci fosse il dono adatto per essere vescovo, per essere presbitero. Perché poi si potrebbe dare il caso che uno deve esercitare un ministero e non avendo il carisma per quel ministero esercita un ruolo, esercita un ufficio, ma non esercita un ministero che è il ministero di Cristo per l'edificazione del suo corpo che è la Chiesa. E allora ci sono questi carismi che danno luogo a ministeri stabili, ma ci possono essere anche carismi che danno luogo a ministeri non stabili. Oppure ci sono carismi occasionali, così è il dono della profezia, così è il dono della conduzione, così è il dono della didascalia, così è il dono dell'evangelizzazione. Bisogna avere il dono carismatico per esercitare il ministero, in modo che il ministero sia carismatico. L'esercizio dei ministeri è sempre un esercizio, diciamo, sia dei ministeri sia dei carismi, un esercizio comunitario, in questo senso che è sempre la comunità presente. La dimensione comunitaria non dobbiamo dimenticarla mai, cioè non siamo singole persone che agiamo, è la persona che riceve il dono, però è nella comunità ed è la comunità il centro, il luogo dove viene esercitato il dono, per cui ogni dono esercitato deve avere sempre la dimensione comunitaria. Imparerete a poco quali sono questi carismi. Bisogna stare attenti perché non tutte le lingue sono lingue carismatiche. Sant'Agostino riconosce diversi modi di parlare lingue. C'è il canto di giubilo, c'è invece il canto, oppure la lingua di trascinamento, di imitazione, c'è anche una parlata in lingua schizofrenica, c'è una parlata in lingua di alienazione, c'è una parlata in lingua di assuefazione, memorizzazione. Così anche se dica del canto, non tutti i canti in lingue sono canti carismatici.
il canto carismatico come la lingua carismatica ha una sua caratteristica, ha una sua forza particolare, ossia si canta nello spirito, si parla nello spirito, perché altrimenti è un dono vuoto, un dono in apparenza, non un dono pieno. Ci possono essere tante, mettiamo tante noci, le noci piene, ne scaccia una è vuota, è come le altre noci, però è vuota. Bisogna stare attenti che ogni carisma sia sempre ripieno dalla forza dello spirito e venga esercitato nello spirito nei tre momenti, punto di partenza, punto di cammino e punto di sfocio, come avviene per esempio in un fiume. Prendete il fiume Nilo, grande fiume, oppure prendete il Po, oppure prendete un grande fiume, nasce da una sorgente, poi si incanala, poi si divide in tanti rivoli, in tanti rami, però va verso un'unica voce. Su per giù questa è l'immagine del carisma, ha una sola sorgente, lo spirito. Si divide in 10, 12, 15 letti diversi, dove scorre l'acqua, che è l'acqua dello spirito, ma prende le modalità diverse secondo i letti, però va verso un'unica voce che è l'edificazione della comunità del corpo di Cristo. Lo Spirito Santo è presente all'inizio, è presente durante il corso, è presente durante l'elettuario, ossia la presenza dello Spirito nell'esercizio dei carismi che la comunità deve controllare, in modo che non sia un carisma vuoto, ma un carisma pieno, cioè edificante, un carisma che serve allo scopo dell'edificazione comune. Quando un carisma non serve più all'edificazione comune, non va esercitato. È la comunità che regola, perché lei è interessata a crescere come corpo di Cristo, è la comunità attraverso i suoi organi che regola l'uso dei carismi, perché l'uso dei carismi possa essere fatto così bene da edificare la comunità. E San Paolo, che nel capitolo 14 della prima lettera ai Corinzi regola l'uso dei carismi, sono precise regole che bisogna osservare e che sono tuttora valide. Enumeriamo alcuni carismi: carismi di conoscenza, di discernimento. È un'arte, è un esercizio, ma è anche un carisma. C'è un'illuminazione dello spirito sullo stato di una cosa, di una situazione. Oppure la profezia, un dono dello spirito, tanti modi di profezia. Da noi è sviluppata in Sicilia la profezia, così, biblica, indicazione biblica, numerica, un dono molto bello, ma che va sempre sorvegliato, perché può dare luogo a memorizzazione. Quando lo spirito, per esempio, non soffia dentro, e allora io pesco nella mia memoria, perché agitazione è d'aria, e allora non avendola pesco dentro di me, nel mio subconscio, capto quella frase adatta a quella situazione, oppure quando io devo fare qualche cosa, ho un preconcetto meglio, devo conseguire uno scopo, e allora vado cercando la parola più adatta, la pesco nel mio subconscio, la pesco anche nel subconscio del mio prossimo, la capto e la dico.
tutti questi meccanismi bisogna averli chiari, in modo da non essere tratti in inganno. Comunque è un dono molto bello, ma che va sempre sorvegliato dalla persona stessa che l'esercita, in modo che non sia una memorizzazione, non sia un pescaggio, ma sia un ascolto della voce dello Spirito, lo quale Spirito ci porta a dare quella parola per l'edificazione comune. E la prova, controprova, è la risonanza, il fenomeno della risonanza. Quando una profezia non trova risonanza, e allora quella non è profezia. Resta un messaggio privato, non profetico. Diventa profezia un messaggio quando c'è la risonanza assembleare. Oppure la risonanza in quella persona per cui quella profezia viene data. Così la profezia colpisce sempre. Se c'è una profezia che non colpisce, quella non è profezia. Sarà un messaggio personale, un pensiero personale, un'istruzione personale, ma non è una profezia. Non è destinata o all'assemblea o a qualche persona particolare. E così anche si dica degli altri doni. Il grande carisma della fede, che a quando si è convinti per rivelazione divina che una cosa è così e deve essere fatta in questa maniera. Viene ricevuto il carisma della fede anche nelle guarigioni. Dice anche un dono di conoscenza. Ci può essere, può anche mancare il dono di conoscenza. Può essere presente il dono del miracolo, può essere presente il dono della fede. Per cui una guarigione, ossia nelle guarigioni possono intervenire tanti carismi. Nella guarigione possono intervenire anche altre forze, le forze naturali, le forze preternaturali. Per cui anche il discernimento per vedere quale forza è intervenuta. Una forza soprannaturale, una forza preternaturale, una forza umana, e sotto quale carisma è avvenuta questa guarigione, se sotto carisma di fede, sotto carisma di miracolo o sotto carisma di guarigione. Tutto questo va sempre sondato, e allora coloro che governano la comunità che debbono porsi tutti questi problemi, la individuazione dei carismi e l'uso corretto dei carismi, perché la grazia di Dio non va scippata. Un altro dono, per esempio, il dono della didascalia. C'è una didascalia profetica, c'è una didascalia proprio didascalica, dono di insegnamento, e c'è un semplice insegnamento. E allora, se l'insegnamento è comune, chiunque può insegnare. Se l'insegnamento o la didascalia serve per la costruzione della comunità, ci deve essere il dono didascalico. Altrimenti non edifica la comunità. Istruisce, ma non edifica. Alle volte una parola può essere un'esortazione buona, ma non profezia. Le profezie hanno diverse qualità. Bisogna stare attenti nella profezia alla genesi, al contenuto della profezia, alle modalità della profezia. La profezia si riceve in assemblea, si può ricevere anche in privato, in un contesto di preghiera, ma il luogo della profezia è la comunità, va pronunziato in comunità, altrimenti diventa un semplice messaggio personale, una semplice gnosi personale, ma non è profezia.
il segno che una profezia sia vera o non sia vera, e se sia vera o non sia vera. Tutti gli altri criteri sono fallaci. State attenti a questo, perché questa è la regola biblica. Quando tu conoscerai che quella profezia è vera, che quello è vero profeta, quando quello che ha detto sia vera, prima nessuno può dire che quella profezia sia vera, perché l'ha detto San Pietro, perché l'ha detto San Paolo. Anche che la dici San Pietro e San Paolo, finché non sia vera, tu non hai il criterio biblico per dire profezia vera. Per cui non può essere regola di condotta, può essere regola di conferma, ma non regola di condotta. La condotta tu devi attingere da altre fonti. Sono tutte regole che bisogna avere sempre chiare davanti agli occhi per una condizione buona delle singole persone e della comunità stessa. Però la profezia è di grande utilità, e come la sentinella, il profeta, beato il gruppo che ha un profeta, ha gli occhi per camminare alla voce di Dio. Per cui non bisogna dire ma è profezia vera, normalmente parole di Dio. Per cui, però sempre sotto discernimento, quando sorge qualche questione, quando sorge qualche dubbio, quando in seguito alla profezia bisogna operare. Allora quando si tratta di operare bisogna stare attenti a non fidarsi di un'unica profezia, ma di un complesso di profezie e di altri criteri diagnostici. Io mi fermo qui, anche perché la voce viene meno, il tempo è passato, speriamo che il buon Dio ci faccia comprendere tutte queste cose e che noi possiamo camminare avanti nella via che il Signore ci ha indicato e che tutti possiamo diventare spirituali e carismatici insieme. Carismatici soli? No, ma spirituali e carismatici. Amen.